mattina e trattiamo bene, perché l'ultima volta che ho fatto la spesa ho comprato anche le briochine surgelate per Luca, i fagottini con gocce di cioccolato, e per me invece il cornetto, vede? Sì, cornetto, 5 cereali con farcitura e frutti di bosco. Secondo me è molto buono, però stamattina li forniamo. Poi ieri, sempre per la colazione di oggi, ho messo in queste due tazze il kefir filtrato, quindi senza grani, per fare la seconda fermentazione. È la prima volta che la faccio, non sapevo esistesse, l'ho scoperto grazie alle istruzioni, le ho tirate fuori proprio per leggervene una parte. Mi ha incuriosito tantissimo come processo e appunto quando anni fa utilizzavo il kefir ignoravo questa seconda fermentazione, ma a quanto pare non è necessaria, ma è molto utile. Quindi vediamo un po'. Io come ingredienti ho aggiunto un pezzettino di banana, della cannella e del miele. Ecco, la cosa interessante è che nella seconda fermentazione si possono aggiungere degli ingredienti per migliorare il sapore del kefir, speriamo, incrociamo le dita. Mentre ovviamente nella prima fermentazione non si può fare, perché quello che noi vogliamo aggiungere potrebbe danneggiare i grani di kefir, quindi mi raccomando, se volete aggiungere qualcosa fatelo solo nella seconda fermentazione dove non ci sono i grani. Comunque volevo leggervi qua, poi metto su tè caffè e devo anche dare tutto ai ragazzacci, perché visto che stamattina dovevo infornare i cornetti e ci mettono un pochino a cuocere, ho voluto fare quello come primissima cosa. Comunque qua dice: la seconda fermentazione non è una pratica necessaria per prendere il kefir, ma è molto raccomandabile poiché ne migliora la consistenza e il sapore. Speriamo. Tra l'altro una di voi mi ha detto che la traduzione di kefir vuol dire delizia. Pensate un po'. Vabbè, per qualcuno lo sarà. Più che delizia dovevano chiamarlo, non lo so, con un termine che significava tocca sana per l'intestino. Vabbè. Ma è molto raccomandabile poiché ne migliora, ve l'ho già detto, oltre a produrre una grande quantità di vitamine del gruppo B e a ridurre considerevolmente il contenuto di lattosio. Va fatta, come dicevo, senza grani. Nel corso di questa fase vi si possono aggiungere ingredienti per insaporire il kefir senza che ciò danneggi la coltura madre. Ecco la nostra colazione pronta. Tutto buon kefir. Vabbè, ma questo sono molto curiosa di assaggiarlo, come per vedere come è venuta questa seconda fermentazione, come sono curiosa di assaggiare anche questo, perché è la prima volta che lo prendiamo, che lo prendo i 5 cereali con la confettura e i frutti di bosco. Questi già li conosciamo, sì, già sì, Luca sì, li ama, avevamo provato altri cornetti sempre di quella marca, tutti buoni, ma questa è la prima volta. Però a me viene da ridere perché ultimamente mi compaiono sempre video dell'arte di saper decorare i cappuccini e vabbè, ci sono quelli basici tipo cuori, ma ci sono poi anche dei livelli pazzeschi, persone che riescono a ricreare volti, a ricreare proprio immagini. Ecco, questa è la mia creazione. Terrificante. Però qualcosa io ce lo vedo. Questo potrebbe essere un lampione. E questo è un fantasmino, non ce lo vedi? Qua la testa e qua tipo lo sbuffo finale, no. No, chissà cosa direbbe uno psicologo. Ah, non lo so, sinceramente. Un pelino meglio lo è, però... un pelino, ecco. Non è che con questa seconda fermentazione è avvenuto il miracolo. Vediamo con il pezzettino di frutta. Vagamente meglio.
Allora, la prossima volta voglio provare a mettere anche i semi di lino, che me l'ha consigliato, questa associazione me l'ha consigliata proprio una di voi, e vorrei provare a mettere anche i semi, non mi ricordo mai, chia. Non ho mai capito come si pronunciano, correggetemi perché l'altra volta ho sbagliato tutti gli accenti e tutte le pronunce, e comunque cioè, vorrei mettere anche quei semi per ottenere una consistenza un po' più densa, perché per adesso sto ottenendo una consistenza abbastanza liquida e non è una consistenza che mi fa impazzire. Già il gusto che un pochino migliora così, ma un pochino, poco, un pelino. Vabbè, va bene, quindi togliamoci prima questo pensiero e poi andiamo, facciamoci buono la bocca. Bravo. Due colazioni col kefir, una per la salute, una per la gola. Buona? Buonissima, il migliore. Cosa c'è dentro? Allora, la sfoglia è 5 cereali, sì, e dentro c'è confettura e frutti bosco. Il migliore per me, sai? Il migliore, buonissimo. Subito dopo colazione Luca ed io siamo andati nell'orto per montare uno dei nostri ultimi acquisti. Si tratta di una casetta specifica per il giardino e non vi dico adesso perché cosa la utilizzeremo, perché ve lo diremo direttamente Luca ed io insieme nell'ultima parte del video, quindi non voglio ripetermi. Dunque, noi pensavamo durante la mattina di riuscire a montarla tutta quanta e invece no. Come vedrete, una parte l'abbiamo montata durante appunto la prima mattinata, mentre l'altra parte l'abbiamo montata il pomeriggio del giorno successivo. Questo perché il pomeriggio del giorno precedente e il mattino del giorno successivo non avevamo tempo per metterci lì a montarle, quindi l'abbiamo divisa in questo modo. Tra l'altro, neanche il tempo è stato dalla nostra, perché speravamo in un po' di sole, invece ci siamo beccati freddo, pioggerella e vento entrambi i giorni. Qui vi mostro cosa abbiamo montato durante la prima mattinata. Noi credevamo di essere a buon punto, infatti il secondo giorno ci vedete belli contenti a fare il gesto della vittoria. In realtà era il gesto per indicare che era il secondo giorno, ma anche un po' la vittoria, perché pensavamo di metterci poco, invece eravamo solo a metà dell'opera. È stato abbastanza un lavoro abbastanza impegnativo. Siamo appena rientrati a casa, direi che si vede. Io stanchi. Io non vedo l'ora di finire, devo fare un lavoro al computer, finire quello, cambiarmi, mangiare e non fare più niente. Non so te, Lu. Sì, bello stanco, guarda. Sì, che ore sono tra l'altro? Saranno le 7.
Ci abbiamo messo. Sì, più delle aspettative. Molto di più. Alla fine è una giornata. Pensavo in mezza giornata di finirla, invece... Sì, anch'io. Almeno 8 ore ci abbiamo messo, sì, per montare, sì, questa, sì, casetta. Alla fine, come dicevano un po' nei commenti. Sì, nelle recensioni tutti hanno sottolineato un po' la difficoltà, sì, di questo montaggio. Sì. Effettivamente questa casetta non è facilissima da montare, ha tanti passaggi, quindi già per questo è un montaggio lungo. Bisogna mettersi l'anima in pace perché tra viti e bulloni... C'è non so quanti avremmo dovuto contarli. No, li posso contare quando? Perché dobbiamo ancora coprire le punte. Mamma con mia. I plastichini. Comunque, al di là che è proprio lungo come montaggio, anche le istruzioni ogni tanto sono un po' ingannevoli, un po' portano a fare qualche errorino. Sì, infatti noi qualcosa abbiamo dovuto poi smontare, rimontare, perché non sempre è chiaro il verso delle cose, quindi magari uno lo mette in un modo e poi si rende conto dopo che andava messo nell'altro modo, oppure ti fanno mettere prima delle viti che andrebbero messe dopo, quindi togli e rimetti. Vabbè, è un po' complicato. Noi secondo me ce la siamo cavata perché alle spalle abbiamo tanti montaggi. Se avessimo montato questa casetta come prima cosa, ci avremmo messo almeno 2 giorni. Come minimo. Almeno il doppio. Comunque, questa casetta per cosa serve? Il pollaio. Pollaio per le galline. È da un bel po' di tempo che lo volevamo. Alla fine, dai, sta arrivando, piano, sì, piano. Sì. Dai, aspetta, ora siamo marzo. Praticamente aprile, dai. Aprile dovremmo farcela prendere, o dici di no? Credo di sì, adesso dobbiamo fare la recensione comunque e divido in due, almeno la prima parte, diciamo quella più piccola, dobbiamo chiuderla bene sia di lato che anche sopra, appena tutto chiuso possiamo prendere, adesso vediamo se riusciamo, si possono prendere anche, magari verso fine aprile di sicuro, non prima. Sì, perché... Vediamo. Comunque dai, massimo maggio credo di sì. Anche questa casetta in realtà qualche piccola modifica, sì, dobbiamo farla, poi lo vedrete, questa, sì, è proprio, sì, solo, sì, la, sì, base, l'inizio, perché questa casetta l'abbiamo trovata come casetta da giardino, abbiamo preso spunto dal pollaio tra virgolette di un nostro vicino, perché anche lui ha usato, sì, una casetta da giardino, e perché non volevamo il pollaio classico, quello che vendono, perché è molto piccolo e noi abbiamo tutto questo spazio. E se lo fa pagare? Parecchio, sì. Sì, 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 l'idea iniziale era di fare proprio un pollaio fai da te, esatto. Infatti avevo iniziato a fare lo scheletro con i bancali e poi volevo rivestirli con dei pannelli di USB o del perlinato, infatti in un video, uno degli ultimi eravamo andati al Brico per proprio acquistare dei pannelli di USB, però purtroppo i prezzi sono veramente esagerati, poi non facevano neanche la consegna a casa, su internet i prezzi erano un po' più bassi ma la consegna era veramente carissima, quindi alla fine non conveniva. In questo caso il fai da te proprio non conveniva, noi ci siamo messi lì proprio su carta, abbiamo fatto tutti i conti dei materiali, tutto quanto, e ci costava tanto di più fare. Mi è dispiaciuto solo perché, come vi ha detto Luca, lui aveva già realizzato tutto lo scheletro, l'ha dovuto smontare tutto, sì, perché a questo punto era inutile. No, inutile, e questo è stato un peccato, ma questo credo sia anche un po' l'effetto di tutti gli aumenti che ci sono stati, sì, perché prima quei pannelli non costavano così tanto. Ora costa tutto troppo caro. E comunque dai, questa comunque è una struttura zincata, quindi comunque resiste bene alle intemperie, di sicuro come hai detto sarà sì, un pochino da rinforzare, mettere la griglia dove ci sono, sì, le prese d'aria e rinforzare la porta, la base la voglio, diciamo, cementare, comunque leggermente infossare e cementare, comunque deve essere tutto sigillato il più possibile, al meglio, sì, perché noi siamo in una zona dove volpi, faine, sì, poiane vabbè dall'alto, però comunque tutti questi animali che attaccano le galline purtroppo ce li, sì, abbiamo, e quindi come diceva Luca va rinforzata, sicuro, bene. Questa è stata la base, io non vedevo l'ora, vi dico la verità, perché ho già deciso anche il nome delle galline per farvi capire, poi vi dirò qual è, e sono soddisfatta comunque di questo acquisto. Sì, 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 alla fine si conveniva ed è bello. Comunque. Ci siamo risolti veramente tanti anche problemi. Anche esteticamente, sì, bello. Ma secondo me anche la struttura che volevi fare te veniva bene, perché sì, la, sì, volevamo, sicuro, dipingere tutta. L'idea era bella. L'idea però un costo, no, bisogna sempre valutare, perché poi alla fine è vero che questa casetta ci abbiamo messo una giornata a montarla, vabbè, tra ieri e oggi, però
con quella fai da te ci avremmo messo molto più tempo. Almeno quindi... il triplo, almeno. Se non di più. Se non di più. Quindi il costo più alto, il tempo più alto, non ne valeva tanto la pena. No. No, 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 no. Di sicuro poi adesso, come abbiamo detto, anche all'interno devo fare tutte le varie postazioni per covare, per dormire, tutto quanto, sì. Vedo l'ora. Vedo l'ora anch'io. È vero? Vediamo adesso quando riusciamo. Ah, proprio, io ho anche in mente un tipo di gallina che anche mi perché piace le uova. Sì, perché sono un'altra cosa. Continuare ad acquistarle avendo tutto questo spazio, vi dico la verità, mi scoccia tantissimo. Quindi finalmente dai, vi dico la verità, questo progetto, come vi abbiamo già detto nell'altro video, era in ballo da così tanto tempo, che eravamo un po' bloccati. Oggi mi sembra che ci sia stata quella svolta, sì, che ha proprio velocizzato tutto. Sì. E nulla, abbiamo detto tutto, mi sembra che sfugga qualcosa. Abbiamo detto sì qual era l'idea originale, tutto, che l'abbiamo modificata. Sì, tutto. Tutto? Sì, poi non so se vuol dire cos'altro vorremmo fare, in aggiunta. Cos'altro vorremmo fare? Dopo le galline. Non lo so neanche. Vabbè, andiamo bene, dai. andiamo non ho capito. Andiamo bene. Beh, poi trovato te lo dirò, dai. Se lo vuoi dire? Le oche. Ah, le ocuzze, mamma mia. Perché inizialmente il progetto che avevo fatto io con i bancali la struttura prevedeva sia lo spazio per le galline che per le oche, quindi diciamo due casette attaccate. In questo caso naturalmente quella casetta è solo per le galline, quindi ora ci saranno solo galline. E anche il nome delle oche. Anche perché deciso. Se penso di rimontare un'altra cosa così ora mi viene male. No, alla fine ne avevamo un po' la nausea perché è veramente molto lunga. E sì, tra 1 o 2 mesi me la risentirei, ma non dopodomani di rimontare una vasta. Anche le papere però mi piacerebbe. Sì, ma le oche. Io allora, chi è una cosa che non dico da tanto tempo, quindi è una cosa che sa chi mi segue da molto. Io ho una passione per i pennuti, mi piacciono tantissimo come animali e l'oca è un animale che da sempre mi piace tantissimo, Luca lo sa, però non so se quest'anno facciamo in tempo, sai, per quel discorso. Sì, perché lì non era come le galline. Perché ci hanno spiegato, noi ci eravamo già informati prima. Sì, come ci sono dei periodi, adesso non mi ricordo. Non mi fa ridere perché ti ricordi che eravamo andati a chiedere prima di iniziare i lavori perché noi pazzi volevamo già. Vabbè, lasciamo stare questo. Comunque mi avevano spiegato che le oche, a differenza delle galline, vanno prese da piccole perché diventino oche domestiche, perché l'oca comunque ha un caratterino particolare, cosa che ai miei occhi la rende ancora più attraente, e perché mi piacciono gli animali che hanno questi caratteri un po' così, e quindi bisogna prenderla da piccola proprio per abituarla alla presenza, sì, dell'essere umano, e nascono solo in un periodo, sì, o due periodi, forse due, non mi ricordo, forse era la primavera se non sbaglio, quindi però dubbio, non mi ricordo. Ho il dubbio, sai se ce la facciamo? Questa non è dubito. Sarà ancora l'anno prossimo, dici? Credo. A meno che non ci sia qualche nascita in autunno. Anche perché comunque bisogna fare un'altra struttura, sì, quindi credo che opteremo sempre per una cosa tipo così. Ah, sì, naturalmente più piccola perché non ha senso una così grossa, no, è vero, per le oche. Anche perché di oche ne vorremmo solamente due, sì, perché no, di troppo, più, no, troppo, troppo. Due femmine, anche lì come dicevo, nomi già scelti da qualche anno a questa parte, perché non vedo l'ora. E anche delle oche io avrei una determinata preferenza, ma delle oche non so assolutamente se ce la farò a prendere quel tipo che piace a me, se no vado. Anche perché, dai, lo diciamo, la vasca da bagno che ce l'avamo tenuti proprio quando abbiamo fatto i lavori, adesso dovrò fare lo scavo piano piano e interrare, serviva proprio per le oche, sì. Naturalmente adesso andrà un po' tutto... sì, piano piano. Ci vuole tempo per questi progetti, e questa è la realtà dei fatti, ecco. E
Perché serve, ecco, mi stavo dimenticando, perché serve la vasca? Perché quando ci eravamo informati per le oche, il signore che le vende ci ha detto che le oche hanno assolutamente bisogno di uno spazio con dell'acqua, sì, di un piccolo laghetto, di sì, una cosa. E quando avevamo appunto demolito il bagno di sopra, avevamo detto, ma perché non sfruttare sì, la vasca da bagno per... Alla fine un contenitore, ce l'abbiamo già. Pensato per l'acqua, tra pensato l'altro. Per l'acqua, quindi... basta chiudere magari solo lo scarico, diciamo. Sì. È fatto. Ecco, semplice. Da lì è nata l'idea e non vedo l'ora che anche quell'angolo prenda vita. E quando finiremo quello, c'è qualcos'altro da sistemare nell'orto, ma poi tutto quel terreno è fatto. Sì, praticamente sì. Ci sono due ritocchi, ma... Sì, qualcosina che vogliamo aggiungere, sì, sì, perché sì, noi però... l'abbiamo studiato così, siccome sono tre fasce, nella prima fascia serra, pollaio e... il posto delle oche come si chiama? No, sono quattro fasce. Sono quattro? Sono quattro. Ah, perché quelle due centrali... Sì, 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 io le contavo una. Ah sì, sì, no, no, sono due. Hai ragione, io contavo sì, 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 una, sì, 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 quattro, giusto? Dicevo, dove stanno le oche, come si chiama? Pollaio per le galline? Pollaio, no, pollaio per le oche. Non so. Vabbè, comunque noi abbiamo pensato così. Nella prima fascia, quella più alta, siccome era anche quella un po' più difficile poi da utilizzare come orto, abbiamo messo la serra, la parte per i pennuti, chiamiamola così, e in fondo la compostiera, sì, che è un angolo che non disturba nessuno, perché le compostiere, ecco, è meglio sì, non metterle vicino alla casa o ad altre case. Poi abbiamo studiato tutte le altre fasce invece orti, per la coltivazione. Sono orti, sì. E abbiamo ancora qualcosina per... cioè, ce n'è ancora da fare, però il grosso della progettazione era questo. Direi che... è tutto. È tutto. Adesso finisco di là, poi in cucina e poi che di abbiamo sopra. Abbiamo una fame qua. Anch'io sto morendo. Un bacio enorme, ci vediamo al prossimo video.